Perché bisogna difendere la Costituzione nel modo migliore e applicarla integralmente. Io non sono contrario alle riforme, anzi penso che siano necessarie anche in questo tempo politico. Però le riforme vanno fatte seguendo il percorso che i padri costituenti avevano individuato nella scrittura di quella che resta la Costituzione più bella del mondo. E credo che per questo motivo il modo più efficace per difenderla sia quella di applicarla integralmente. Siamo di fronte al paradosso che si vuole modificare una parte della Costituzione e ci sono interi articoli che non sono ancora stati applicati.